Buonasera a tutti. Questa sera per cena prepareremo dei peperoni ripieni con patate e scamorza. Per prima cosa prendiamo i nostri peperoni, li puliamo, togliamo tutti i semini all'interno e li laviamo. Ecco i nostri peperoni. Poi ci occorreranno delle patate che io precedentemente ho tagliato a tocchetti e fritto e le ho fatte raffreddare. Della mollica di pane, della scamorza, del formaggio e un pizzico di sale. Per prima cosa mettiamo all'interno della nostra scodella la mollica di pane, il pan grattato e la scamorza e il sale e le nostre patatine. Facciamo amalgamare i nostri ingredienti. Preferisco non mettere l'olio perché le patatine rilasceranno un po' di olio di frittura e poi direi che la scamorza è un po' grassa, quindi anche la scamorza rilascerà un po' di grasso, diciamo così. Non metto aglio e prezzemolo, ma voi lo potete fare tranquillamente perché ai miei non piace. E se lo vedono, non lo mangeranno. Dopo aver fatto amalgamare bene tutti i nostri ingredienti, iniziamo a riempire i nostri peperoni. Con l'aiuto delle nostre dita mandiamo giù il ripieno in maniera tale che ne entri a sufficienza. Dopo aver riempito i nostri peperoni, mettiamo all'interno un filo filo di acqua, in maniera tale che la nostra mollica si ammorbidisca un po', e disponiamo sulla nostra teglia. Vi ricordo che poi potete mettere all'interno del nostro ripieno anche dei salumi. Completata la nostra operazione, disponiamo in una teglia. Mettiamo un filo di olio e per i primi 20 minuti di cottura copriamo la nostra teglia con un foglio di carta d'alluminio in maniera tale che il vapore andrà ad appassire più velocemente i nostri peperoni. Io consiglio di cuocerli 50 minuti a 180 gradi, quindi i primi 20 minuti coperti, dopodiché li andremo a scoprire in maniera tale che i peperoni diventino gratinati. Ed ecco a voi i nostri peperoni
Sono pronti per essere mangiati. Spero tanto la mia ricetta vi sia piaciuta. Se è così, lasciate un like e iscrivetevi al mio canale. Aiutatemi a far crescere la mia pagina. Un abbraccio, ciao! Thank you.